Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi è una lezione esercizio, nel senso che ci alleniamo sulle potenze e vi chiedo quindi di prendere carta e penna, vi ricopiate sul foglio di carta i seguenti esempi, provate da soli a risolverli. Lenti, cercando di rivedere tutti i punti più difficili o nei quali avete qualche dubbio sul vostro quaderno degli appunti che avete preso a scuola e quant'altro, con esempi simili che avete risolto. Dopodiché fate ripartire il video e vi confrontate con me sulle soluzioni e i vari risultati. Allora, cominciamo dal primo esempio. La potenza è pari, la base è negativa, quindi comunque con potenze pari il segno del risultato è positivo e 5 alla seconda fa 25. Ecco che cominciano le nostre potenze negative. Allora, con le potenze negative si inverte e quindi immaginiamo 3 fratto 1 e quindi apro parentesi, scrivo meno un terzo. E scrivo la seconda fuori. E adesso col meno un terzo alla seconda, essendo pari la potenza, il risultato è positivo, e quindi segnerò un nono. 3 per 3, 9. Anche qui il meno della mia potenza, del mio esponente, lo tolgo invertendo, quindi più 2 primi elevato alla terza, più due primi, come dire, 2, e 2 alla terza fa 8, meno un mezzo alla meno 3. Abbiamo detto che tutti questi passaggi qua io sto saltando il passaggio in mezzo, che sarebbe, ve lo scrivo, sarebbe 1 fratto. E ci scrivo il mio meno 3 elevato alla seconda. E sarebbe più corretto passare di qua, però non cambia assolutamente niente, eh? Se voi direttamente invertite numeratore e denominatore. Lo vedremo poi con questo esempio qua, che è più chiaro ancora. Passiamo con questo, quindi c'è il meno fuori, io inverto subito e scrivo meno 2. E poi mi rimane il 3, perché è come se ho tolto, togliendo il meno, inverto l'1 col 2, il 2 va sopra e l'1 va sotto, e il meno rimane però. E adesso la potenza è dispari, quindi il risultato avrà segno negativo, perché la base è negativa, 2 alla terza fa 8. Tolgo prima il meno sempre dall'esponente. E quindi inverto e faccio un settimo col meno davanti, elevato alla seconda. E adesso il segno del risultato è più, perché la base è negativa, ma la potenza è pari, 7 per 7 è 49. Questo esempio, inverto subito il 3, lo faccio diventare un terzo, perché fuori il meno 4 diventa 4. E dopodiché la potenza è pari, quindi è più come risultato, 3 alla quarta 81, perché 3 per 3 9, per 3 27, per 3 81, meno 2 terzi alla meno 3, c'è il meno fuori, quindi inverto meno 3 mezzi alla terza. E dopodiché segno del mio risultato. La potenza è dispari, quindi il segno è meno. Pensate che con la potenza dispari il segno si mantiene, con la potenza pari diventa più. Con la potenza dispari, se è meno resta meno, se è più resta più. Pari, se è meno diventa più. Se è più resta più. E poi 3 alla terza 27, 2 alla terza 8. Attenzione sul prossimo esempio, perché abbiamo un meno fuori dalla parentesi.
meno un settimo alla seconda dà più un 49esimo. Ma poi quando ho i due segni e li porto uno unico perché sono diversi, fa meno un 49esimo. Questo è un altro esempio molto interessante perché ho il meno fuori dalla parentesi. Qui inverto, togliendo, quindi il 2 va sopra e il 1 va sotto, ma rimane il 2, e quindi il meno 5 diventa più 5, come elevare alla quinta. Adesso la potenza è dispari, quindi il risultato di questa prima parte è un numero dispari, quindi se la potenza è dispari, questa parte qui, il segno che è negativo sarà negativo. Col meno fuori, quindi i due segni sono uguali, il numero diventerà positivo alla fine, ma lo vedremo passo per passo. Meno. Posso aprire parentesi quadra, se voglio, e metterci il risultato di questa cosa che ho cerchiato in arancione. Quindi il risultato è meno 2 alla quinta, che è 32. E meno con meno, più 32. Bene, spero di essere stato d'aiuto. Grazie, alla prossima video lezione.